Ultimo appuntamento della stagione, il MotoGP, duello finale tra Jorge Martinator e Pecco Bagnaia in questo weekend, fine settimana a Barcellona per il Gran Premio della Solidarietà. Per purtroppo il disastro delle alluvioni e quant'altro nella comunità valenciana. Prima di questo, ovviamente penso che nonostante diciamo sia un gran premio finale con un obiettivo molto importante ancora di decretare il campione mondiale della stagione della classe regina, ovviamente il senso che è stato dato è altrettanto fondamentale, in quanto non aver lasciato la Spagna per l'ultimo tracciato stagionale comunque un gran bel gesto, dove almeno per fortuna pare per il momento, pare di nuovo, lo metto ben sottolineato in grassetto, un attimo rientrato il pericolo. Quindi classe regina che, come poi ovviamente sarà anche per la Moto2 e per la Moto3 l'ultima gara stagionale, ma noi ci concentriamo appunto sulle due ruote, sulle prime due ruote, quindi la prima classe. Nella classifica appunto i due contendenti principali, ovvero Martin e Bagnaia, vedono un distacco di appena 25-26 punti. Infatti Jorge Martin è primo a 485 punti e Francesco Pecco Bagnaia è secondo a 461. Come ripeto, diciamo per correttezza, la netta differenza tra MotoGP e Formula 1, dove nella MotoGP ormai da qualche anno in ogni Gran Premio ci sono doppi punti, sprint e gara classica tradizionale, mentre nella Formula 1 sappiamo, penso tutti ormai, che solo in alcune gare del fine settimana c'è anche la sprint. Ma veniamo a descrivere un po' qualche appuntamento per quanto riguarda la MotoGP a Barcellona, dove ovviamente, diciamo, con queste novità, magari non nuove novità, della sprint al sabato, diciamo, comunque il venerdì è molto importante già per le libere e le pre-qualifiche. Per esempio venerdì pre-qualifiche della MotoGP alle 14:55, sabato 16 novembre le qualifiche della MotoGP verranno l'ultima pole position verrà acquisita dalle ore 10:45 e la sprint avverrà alle ore 14:55. Ovviamente questi chiamiamo sono orari singolari, in quanto no, la sprint è ovvio che non parte alle 14:55, ma parte alle 15, qui alle 15, quindi c'è sempre quel margine. Domenica 17 novembre, chiusura del campionato del Moto Mondiale, MotoGP, Moto2, Moto3, con la MotoGP classe regina che il via dell'ultima gara stagionale sarà dato alle ore 14 locali italiane,
diciamo anche spagnola, perché ora diciamo non riesco a confondermi fino a un po' di tempo fa, dove pensavo che la Spagna, come l'Inghilterra, andava indietro di un'ora, ma invece poi anche attraverso, per esempio, qualche partita di tennis che ho visto quando si gioca di Spagna, che invece l'orario, come l'Italia, è uguale, quindi invece no, l'Inghilterra va indietro di un'ora. Bene, a parte questo, che magari potrebbe risultare per voi poco interessante o sempre una curiosità, quindi forse Pecco Bagnaia comunque andrà. Sappiamo che è stata una stagione dove ci sono stati errori da ambo le parti, sia per Martinator che per Pecco Bagnaia. Comunque vada, è ovvio che riconfermarsi, non volevo dire un'eresia, ma credo per il terzo anno di fila campione del mondo sia certo, magari non è proprio impossibile, però è abbastanza difficile. Comunque, ovviamente dopo questa gara, non ricordo bene se faranno già i primi test, per quanto riguarda stagione 2025, ma giusto le primissime bozze, i primissimi appunti. Prima di goderci però la MotoGP, Pecco Bagnaia e Marc Marquez assieme, e poi, come dirò anche nel video per la ripresa della Formula 1, quella che sarà invece per quanto riguarda le monoposto a quattro ruote. Questo duo, potremmo dire inedito, quasi inedito, tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Bene, noi ci vediamo nelle prossime occasioni. Intanto vi ricordo che al momento è ufficioso, ma dovrebbe arrivare l'ufficialità dei mercatini natalizi corsari 2024, che dovrebbero tenersi quindi anche quest'anno, per la gioia di noi dello staff corsaro e penso anche di chi viene a trovarci. Ma con la novità che dovrebbe essere, sempre se non ricordo male, infrasettimanale l'appuntamento, dovrebbe essere un martedì. Va bene, e niente, Forza Azzurri, con l'Italia che gioca domani sera in Belgio e domenica sera a Milano San Siro contro la Francia. I soldi canali social mi aspettano e vi aspettano. Ciao!